Ciao. Ti volevo chiedere qualche consiglio. Sì. Ultimamente mi sto impegnando a studiare Laravel e vorrei utilizzarlo per fare anche delle REST API. Visto che tu ci lavori tantissimo, mi dai qualche indicazione per essere più robusta possibile nei miei sviluppi? Ok, sì. Ho sostanzialmente due consigli che applico per la maggior parte delle applicazioni e che comunque ho visto applicare anche in altre situazioni un po' più, diciamo, un po' più complesse, no? E effettivamente, allora, prima di tutto contestualizzo la mia risposta, che è quella di dire: ok, stiamo facendo una REST API per una applicazione web in modalità single page application, quindi front-end e back-end completamente staccati, oppure stiamo facendo delle API per un'app. Ok. Quindi abbiamo una situazione back-end e front-end proprio staccati. Quindi non stiamo facendo, diciamo, un sito web che utilizza anche delle REST API. Esatto, in quel caso. In quel caso diciamo che tutto quello che andrò a dire viene un po' meno, perché effettivamente è un approccio che è classico, sito web che fornisce le pagine web più qualche chiamata Ajax. Quindi diciamo che ci basiamo più sullo stateless, quindi? Sì, sullo stateless e tutto l'ambito delle REST API, tutto quello che adesso, diciamo, è andato di moda e sta andando di moda, insomma, perché poi alla fine ti garantisce un approccio all'applicazione che è più agile possibile, no? Però al di là di questo, quello che faccio io è una cosa, diciamo, furba dal punto di vista di risparmio sotto tanti punti di vista. Quello che faccio è, ad esempio, metto le REST API, le faccio praticamente servire da un reverse proxy, quindi nel mio caso per esempio Nginx fa reverse proxy verso l'application server delle mie REST API. Quindi ho Nginx che fa da web server, fa reverse proxy verso un application server, che può essere PHP, FPM nel tuo caso. Che succede? Anziché far fornire quelle API da un, che ne so, progetto api.dominio.com, faccio dominio.com/API, così che Nginx, ogni volta che gli arriva una richiesta con slash API, sai che le risposte le deve andare a prendere da quell'applicazione. Esatto. E questo ci avvantaggia dal punto di vista del nome a dominio, quindi? Sì, non abbiamo prima di tutto due nomi a dominio, ma ne abbiamo uno solo. E seconda cosa, non abbiamo bisogno di abilitare i corse, perché il dominio è lo stesso. È lo stesso, è come una sottocartella. Esatto, praticamente lo tratterà come una sottocartella, per il browser non cambia assolutamente niente, e quindi alla fine rendiamo il nostro applicativo anche più sicuro, no? Perché d'accordo che lato front-end possiamo aggiungere tutti i controlli che vogliamo, ma prima di tutto lo standard, se c'è un course, se c'è una protezione anti-course, significa che il browser già sa proteggersi in prima istanza da solo, quindi usiamo quello che già ci dà il mondo, insomma, no? Sì, sì. E questo però non vale, diciamo, se l'application server per le REST API lo dobbiamo mettere su un altro server per forza, tipo. No, in realtà possiamo fare sempre reverse proxy, Nginx ci dà la maniera di dire: ok, le risorse di questo tipo stanno su questa macchina, quest'altro di quest'altro tipo stanno su quest'altra macchina, facciamo un canale, diciamo, privato tra le due macchine, un panel, o anche, diciamo, una porta privata tra le due macchine. E Nginx, certo, diciamo che la connessione non sarà top al 100%, ma a quel punto possiamo anche pensare di prendere una versione un po' pro di Nginx che ti permette di fare, ad esempio, gateway di API, quindi dire: ok, abbiamo questa REST API dentro questa macchina, gli facciamo da gateway con un'altra macchina, mettiamo su una configurazione un pochino più avanzata. Esatto, però comunque sia rimane sempre il discorso che ho un punto centrale da cui tutte le chiamate arrivano, e c'è un reverse proxy che si occupa di indirizzare le chiamate nelle
parti giuste. Quindi diciamo che non ci sono scuse nel non fare così. No, anche perché questo approccio appunto è anche ripreso adesso dal mondo dei microservizi o dei container, funzionano tutti in questo senso. C'è appunto lì il discorso del gateway, ma se vogliamo è una specializzazione del discorso del reverse proxy, quindi ci sono dei concetti in più, ma di base è quello. Parte da quello. Esatto. Ok. E questo era il primo. Sì, il secondo approccio che segue è quello per il token di autenticazione. Adesso si sente parlare spesso di questo JWT, che è di fatto uno standard, che è sicuro perché abbiamo dentro l'utente fa la login, il server gli risponde con un token fatto in una certa maniera. Adesso non ti sto a spiegare come funziona. No, me lo ricordo, le tre parti, di cui l'ultima è la firma, esatto. In quella centrale ci sono i dati, e quindi sì. Però di per sé il JWT non ci dice nulla su chi ci sta mandando quel token, ci dice soltanto che a un certo punto ha fatto una login e quella login era valida. Ma se abbiamo bisogno di sloggarlo, di metterlo in una blacklist, oppure abbiamo bisogno di cose più particolari, in cui, faccio un esempio, hanno clonato la nostra private key del nostro server, per cui tutte le JWT a quel punto possono essere decryptate. Quello che in teoria dovremmo fare è prendere tutte le chiavi, tutti i token fino a quel momento, a quel punto emessi, e metterli in una blacklist, così che ogni volta che qualcuno entra, confrontare questa lista con una potenziale lista di, cioè la persona che entra va a confrontare prima con la blacklist. Okay. Capisci bene che è un sistema un po'... è quello che effettivamente tutti consigliano, però un po', diciamo, strano. Quello che io invece faccio di solito è al momento dell'emissione del token lo firmo, poi faccio la criptazione di quel token, quindi faccio un hash di quel token e lo metto dentro un database. Ora questo database può essere un Redis, può essere un database relazionale classico. L'importante è che io ad esempio adotti delle strategie per far sì che io possa recuperare quel token in maniera veloce, per cui se è un database relazionale creerò una chiave univoca su quella colonna. Redis è già veloce di suo, sì, quindi non mi frega niente. Però storicizzo il hash da qualche parte in maniera tale che ogni volta che mi entra una chiamata vedo se effettivamente quel token esiste, se lo hai emesso, se non è scaduto. Sì, faccio una serie di valutazioni per vedere se effettivamente quel token sia valido. Esatto. Diciamo che le validazioni di base che comunque il token JWT ti richiede, tu aggiungi esatto. Uno step in più. Sì, diciamo che prima di tutto faccio le valutazioni standard, quelle sono velocissime, ci pensa già la libreria, sì, infatti, l'implementazione a farlo. E come ultima analisi vado effettivamente poi a vedere che quel token dentro la mia lista di token esiste e sia valido. Sì. Nel momento in cui l'utente si slogga, io quel token lo cancello da lì dentro. Quindi non è più valido. Esatto. Quindi diciamo che a valle dei controlli di JWT, e quindi se il token è scaduto non serve che tu per esempio te lo vai a confrontare con quello che hai nel database, come ultimo controllo c'è cioè il token. Certo, riprende un po' il discorso che effettivamente viene un po' meno, la filosofia pura dello stateless, sì. Un po' viene meno, però... Stai creando una sessione su database, diciamo. Sì, però dall'altra parte c'è il fatto che io sono sicuro del ciclo di vita di quel token, quindi ovviamente poi c'è anche da gestire la scadenza. Certo. Nel senso che io ad esempio faccio... imposto a livello di applicazione un gap, un threshold, in cui praticamente dico ok, se il token che mi sta arrivando è 5 minuti prima o 5 minuti dopo la sua effettiva data di scadenza, glielo rinnovo e riemetto uno nuovo praticamente, non riutilizzo quello vecchio, ne metto uno nuovo. Quindi glielo rinnovi e gli allunghi la login, diciamo. Esatto. 5 minuti ho fatto un esempio, ma ad esempio i parametri che uso io sono il token dura 20 minuti, così che appunto non ho problemi di
sul tipo, e diciamo la tolleranza sta entro il minuto e mezzo. Sì, 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 è una tolleranza che vedo anche per lo sviluppo di skill Alexa. Esatto, quindi andrà sì che diciamo è una tolleranza abbastanza accettabile. Mm-hmm. E questo metodo, peraltro, se io faccio scadere il token abbastanza frequentemente, non ho bisogno di ricorrere, cioè diciamo che mi protengo anche un po' dal cross scripting, mm-hmm. quindi diciamo che siccome quel token viene rinnovato spesso, poi dopo non si può riusare quel token per fare altri tipi di chiamate, mm-hmm. comunque sia hai un livello di protezione che è sicuramente maggiore rispetto a quello che è standard del GPT. Diciamo quindi che questa procedura non la troviamo descritta da qualche parte, è una nostra valutazione per gestire casi particolari, che poi tanto particolari non sono, perché normalmente nelle applicazioni non basta mai leggere la documentazione, applicarla e basta quello. Assolutamente no, anzi ripeto, cioè spesso e volentieri ci troviamo di fronte a casi in cui appunto ci hanno rubato la secret key, quindi significa che dobbiamo cambiare la secret key e tutti i token emessi fino a quel momento invalidarli, ma a quel punto mi basta svuotare il database. Ti ringrazio. Figurati. Ciao. Ciao.